spade, coltelli, mazze e pistole ad aria compressa, ma anche un Rolex con diamanti, soldi e un'ingente quantità di oggetti in oro. È il bilancio della perquisizione della polizia locale di Roma Capitale nel campo nomadi di Via Candoni. Dalle prime luci dell'alba circa 400 agenti hanno eseguito perquisizioni in tutti i moduli abitativi delle strutture, in seguito agli episodi che hanno visto i mezzi e gli autisti del limitrofo deposito ATAC essere oggetto di tiro al bersaglio da parte di abitanti del campo. Decine le persone identificate. L'emergenza rifiuti a Roma rischia di aggravarsi. Mentre la Regione Lazio e il Comune di Roma sono al lavoro per tamponare l'ennesima crisi dovuta all'assenza di un ciclo di gestione, gli impianti TMB di Via Salaria e Rocca Cencia continuano a riempirsi all'inverosimile con l'immondizia che ormai sfiora il tetto. Secondo quanto risulta l'agenzia Dire, nelle vasche di ricezione ci sarebbero intorno alle 8.000 tonnellate di rifiuti in attesa di subire il processo di trattamento. L'Abruzzo ha dato disponibilità a ricevere i rifiuti fino a dicembre, ma non basta per scongiurare l'ennesima emergenza. Avevano trasformato delle abitazioni prese in affitto e pubblicizzate come centri massaggi, una a Pomezia e l'altra a Roma in via Antonio Pacinotti, i luoghi in cui veniva svolta da giovani donne, sia italiane che dell'est Europa, anche sposate all'insaputa dei mariti, l'attività di prostituzione. Per questo sono finiti in manette 4 uomini e una donna. A scoprirli un'indagine dei carabinieri di Pomezia, partita dalla denuncia di una ragazza che, dopo aver risposto ad un'offerta di lavoro online come segretaria, aveva scoperto che in realtà sarebbe stata assunta per eseguire delle prestazioni sessuali. Tecnologia, arte, scienza, politica, ricerca. È in questi ambiti che 18 tra le menti più innovative al mondo cercheranno di spiegare come sia possibile applicare il concetto di neutralità per superare pregiudizi e divisioni nella società. Questo è l'obiettivo di TEDx Roma, presentato oggi al Palazzo delle Esposizioni alla presenza del vice sindaco Luca Bergamo. L'evento si terrà il 26 maggio alla Nuvola dell'Eur. Il tema del 2018 è dedicato all'Esperanto. Durante la giornata ciascuno dei 18 relatori esporrà al pubblico pensieri, progetti e visioni relativi al concetto di neutralità come chiave per andare oltre le differenze.